chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Ma ritengo che quando parliamo di tasse, nello specifico di Tari, dobbiamo contestualizzare questo rispetto al servizio, o meglio al disservizio che ci viene reso, e contestualizzare la richiesta o le richieste di riduzione rispetto ad altri sperperi di denaro pubblico. Quindi andare a parlare di 6GP con un esborso faraonico folle di 7.000 euro, soldi, 7 milioni di euro, soldi scialacquati, soldi che stanno nelle tasche del cittadino contribuente, beh, c'è una grossissima attinenza tra il denaro che l'amministrazione comunale, denaro pubblico, sperpera e ovviamente il cittadino che viene spremuto. Un aumento, un incremento del 6%, qualche surgicchio che gongola, beato lui, e ingrassa, ma al di là di questo io mi sarei aspettato questa mattina, ma lo dico per col sorriso sulle labbra, perché avere qui in Consiglio Comunale il sindaco Melucci è un'impresa ardua. È più facile che ci appaia la Madonna piuttosto che avere Melucci. Ma Melucci ci interessava qui non solo come sindaco, già è un fatto vergognoso per la comunità tarantina. Il sindaco Melucci si deve vergognare dell'assenza, della sua assenza. Chiedo scusa, consigliere Abate, mi segnalano, per favore, consigliere Abate, un attimo, per favore, tra i signori, vi chiedo scusa, signori, per favore, se può, per favore, abbassi la telecamera, grazie. No, attenzione, il sistema streaming riprende, quindi potete utilizzare il video così come, per favore, no, lo dico per evitare di fare doppioni, mi spiego, ma basta un video, grazie. Bene, dicevamo, uno sperpero di denaro pubblico, e avremmo avuto la presenza del sindaco Melucci nella sua veste di... Lasciamo fare l'intervento liberamente al consigliere Abate, per favore. Signori, chiedo scusa, signori consiglieri, grazie, lasciamo intervenire liberamente e serenamente il consigliere Abate, grazie. Uno sperpero di denaro pubblico di fronte ad una città ridotta ad immondezzaio, ridotta ad una merda, ridotta... No, consigliere Abate, per favore, questi toni e questi termini, per favore, non li può utilizzare. E poi, consigliere Abate, secondo me, io le devo dire una cosa, lei ha un problema serio di udito. Secondo me lei non sente bene, e non gridi, perché noi sentiamo, grazie. Magari me lo paga l'amministrazione comunale, visto che scialacqua tanti soldi, potrebbe anche fornirvi magari un servizio di protesi. Vabbè, poi ci rivolgere magari qualche sponsor vostro. E dicevo, una città ridotta ad un immondezzaio pubblico con una pessima immagine. Beh, io penso che delle richieste che vengono fatte per andare incontro al cittadino, per dare ristoro ai meno abbienti, per dare ristoro alle attività commerciali di per sé ridotte allo stremo, beh, io penso che a questo punto bisognerebbe davvero mettere da parte i giochi maggioranza e opposizione e dare risposte al cittadino, il cittadino che viene spennato, e non mi venite a dire che il mio parallelo, il mio riferimento al 6GP sia, come dire, inappropriato, inopportuno al discorso, perché da una parte non puoi costringere il cittadino a pagare le tasse e poi a scialacquare per una dissennata scelta dell'amministrazione quei soldi
che sudano sangue, perché lì c'è il lavoro, c'è la sofferenza del cittadino, gente che purtroppo è costretta a dire: o pago le tasse o mangio la sera, devo scegliere. Grazie consigliere Abate.